Gli iconici anelli di Saturno spariranno in meno di 2 anni. Presto non saremo più in grado di vedere la grande macchia rossa di Giove. L'atmosfera di Plutone potrebbe scomparire da un giorno all'altro. Persino l'universo stesso potrebbe stare evaporando in questo momento. Ma ricominciamo dall'inizio. Gli anelli di Saturno non spariranno per sempre, almeno non nel prossimo futuro. Tuttavia sembreranno scomparire alla vista. Questo fenomeno è causato dall'inclinazione del pianeta mentre orbita attorno al Sole. Di conseguenza, gli spettacolari anelli che adornano il gigante gassoso diventeranno invisibili agli astronomi nel 2025. Questa scomparsa straordinaria avviene perché gli anelli sottili di Saturno si dispongono di taglio. È come tenere un foglio di carta orizzontalmente all'altezza degli occhi, parallelo al suolo, così che sia visibile solo il bordo del foglio. Qualcosa di simile accade agli anelli del gigante gassoso. Con il progredire delle stagioni sul pianeta, invece che vedere il lato sud degli anelli inclinato verso di noi, iniziamo a vedere il lato nord. Questo cambiamento nel piano degli anelli si verifica ogni 15 anni, quando il nostro pianeta attraversa il piano degli anelli del gigante gassoso. L'ultima volta che questo fenomeno si è verificato è stato nel 2009. In seguito gli anelli sono gradualmente tornati visibili nel corso di diversi mesi. Questa volta gli anelli saranno visti di taglio nel marzo 2025, poi torneranno lentamente alla vista e scompariranno di nuovo a novembre dello stesso anno. Poco dopo, gli anelli riappariranno, dapprima diventando visibili ai telescopi più grandi, poi a tutti. In futuro, però, è possibile che gli anelli cessino completamente di esistere. Gli astronomi hanno concluso che gli anelli di Saturno, principalmente composti da ghiaccio e polvere rocciosa proveniente da asteroidi frantumati, sono più giovani di quanto si pensasse. Stanno perdendo tonnellate di massa al secondo costantemente. È probabile che spariranno del tutto in poche centinaia di milioni di anni. Trasferiamoci sulla grande macchia rossa di Giove. Questa immensa tempesta potrebbe smettere di infuriare nei prossimi 20 anni. La tempesta in questione è più grande del nostro pianeta. È stata avvistata per la prima volta nel 1830. Tuttavia, osservazioni risalenti al 600 menzionavano già la presenza di una grande macchia su Giove. Se si trattava della stessa macchia, possiamo dire che la tempesta imperversa da secoli. Il vortice della tempesta è rimasto così potente grazie ai getti d'aria di Giove che raggiungono una velocità che va dai 400 ai 600 km all'ora. Tuttavia, come qualsiasi altra tempesta, anche questa non può infuriare per sempre. È in fase di riduzione da molto tempo. Tra un decennio o due si prevede che si trasformi nel grande cerchio rosso e chissà, forse in seguito diventerà il grande ricordo rosso. Alla fine del XIX secolo, la tempesta aveva una larghezza di più di 56.000 km, 4 volte il diametro della Terra. Ma quando il Voyager 2 sorvolò Giove nel 1979, la tempesta si era già ridotta di quasi la metà delle sue dimensioni originali. E questo restringimento continua. Nel 2017 la grande macchia rossa misurava poco più di 16.335 km di larghezza, meno di 1,3 volte il diametro della Terra. L'atmosfera di Plutone sta attraversando una strana trasformazione. Questo pianeta nano ghiacciato, situato a oltre 4 miliardi di chilometri di distanza dalla Terra, nella regione della fascia di Kuiper, ha attirato l'attenzione degli astronomi nel 2018, quando è passato davanti a una stella. Con una così potente fonte di luce a illuminarlo, i ricercatori sono riusciti a esaminare il pianeta nano e la sua atmosfera. Sono giunti alla sorprendente conclusione che l'atmosfera di Plutone sta ricongelandosi in superficie man mano che il pianeta diventa più freddo. Gli astronomi hanno utilizzato diversi telescopi situati in varie località degli Stati Uniti e del Messico per osservare Plutone e la sua sottile atmosfera, composta principalmente da azoto. Questa atmosfera è sostenuta dalla pressione di vapore del ghiaccio presente sulla superficie del pianeta. Da circa 25 anni, Plutone si sta allontanando dal Sole e la sua temperatura superficiale è progressivamente diminuita. Attualmente si trova a grande distanza dalla nostra stella. Tuttavia, a un certo punto, inizierà ad avvicinarsi nuovamente in altre regioni della sua orbita. Oltre alla grande macchia rossa di Giove, agli anelli di Saturno e all'atmosfera di Plutone, stiamo anche perdendo stelle. Ma le stelle non scompaiono, vero? Per migliaia di anni, gli scienziati hanno creduto che le luci nel cielo fossero fisse e immutabili. Anche dopo aver compreso che erano oggetti fisici, come il Sole, sono rimasti convinti che le stelle subissero cambiamenti a una lentezza estrema, su scale temporali di milioni e miliardi di anni. In realtà le stelle più massicce, che possono essere centinaia di volte più pesanti del Sole, possono subire eventi catastrofici improvvisi. Ad esempio, quando raggiungono la fine delle loro vite, muoiono in esplosioni accecanti di supernove, brillando per mesi e visibili attraverso centinaia di milioni di anni luce. Ma ci sono stelle che sembrano semplicemente scomparire alla vista. Dovrebbe essere impossibile. Negli ultimi anni, un gruppo di ricercatori ha cercato di capire se esista realmente la possibilità di un tale fenomeno. Hanno iniziato a confrontare dati raccolti in decenni di osservazioni.
Il progetto si chiama VASCO, acronimo inglese per fonti che scompaiono e appaiono in un secolo di osservazioni. Gli scienziati sono interessati a tutti i tipi di oggetti che scompaiono, ma sperano di trovare una stella che sia stata stabile e presente per lungo tempo e che sia poi semplicemente sparita senza lasciare traccia. La nostra attuale comprensione dello spazio e delle sue leggi suggerisce che le stelle cambiano molto lentamente nel corso di lunghi periodi. Queste sparizioni dovrebbero lasciare tracce evidenti. Naturalmente ciò non significa che tutte le stelle debbano brillare costantemente. Il cielo è pieno di stelle che cambiano luminosità e pulsano. Ma VASCO riguarda qualcosa di molto diverso. Vogliono trovare qualcosa che passi dall'essere una stella completamente stabile a scomparire del tutto. Un fenomeno del genere non è ancora stato documentato. E ora passiamo alla parte più inquietante, quella riguardante l'universo che evapora. Secondo una celebre teoria proposta da Stephen Hawking, i buchi neri, gli oggetti più densi dell'universo, evaporano nel tempo. Perdono massa sotto forma di bizzarre radiazioni. Ma un nuovo studio afferma che le radiazioni di Hawking, o qualcosa di molto simile, potrebbero non limitarsi ai buchi neri. Potrebbero essere ovunque, il che significa che potremmo avere sotto gli occhi la lenta e inesorabile evaporazione dell'universo. La radiazione di Hawking è qualcosa che nessuno ha mai osservato. Tuttavia, teorie ed esperimenti suggeriscono che possa realmente esistere. Vediamo come funziona. Esiste un malinteso secondo cui i buchi neri sono come aspirapolvere cosmici, che risucchiano tutto ciò che gli si avvicina troppo grazie alla loro immensa forza gravitazionale. In realtà, i buchi neri non hanno più gravità di qualsiasi altro corpo simile. Sono famosi per la loro densità, quantità incredibili di massa compresse in uno spazio estremamente piccolo. A una certa prossimità da un oggetto così denso, la forza di gravità diventa così potente che è impossibile sfuggirle. Nemmeno la velocità della luce nel vuoto è sufficiente, ed è la cosa più veloce nell'universo. Allo stesso tempo, qualsiasi cosa sia massiccia o densa abbastanza può produrre una seria curvatura dello spazio-tempo. In parole povere, l'immenso campo gravitazionale di questi oggetti fa sì che lo spazio-tempo si avvolga intorno a loro. Anche se i buchi neri sono l'esempio più estremo, lo spazio-tempo si curva anche intorno ad altri oggetti superdensi, come le nane bianche, le stelle di neutroni o gli ammassi di galassie. Significa che qualsiasi oggetto estremamente denso e massiccio può emettere una forma di radiazione simile a quella di Hawking. E dopo un periodo di tempo molto, molto lungo, ciò potrebbe portare all'evaporazione di tutto l'universo. Se si dimostrasse vero, cambierebbe la nostra comprensione non solo della radiazione di Hawking, ma anche della nostra visione dell'universo, del suo e del nostro futuro.